Ciao a tutti ragazzi, allora oggi voglio rifare una partita con il nostro Grim Down. È un sacco di tempo che non gioco a questo gioco, come ben sapete ho fatto altre recensioni di questo gioco in accesso anticipato. Visto che ci siamo, ho deciso di fare diciamo, un vero e proprio gameplay, visto che non l'ho mai veramente fatto, ho fatto giusto una, diciamo, una mia recensione del gioco. Ho deciso di fare questa partita, vediamo come andrà, quindi direi di creare subito un personaggio insieme. Allora, prima di tutto creiamo. Nuovo personaggio. Ok, nome l'abbiamo scelto, perfetto. Personaggio creato, direi di startare la nostra partita. Ok, abbiamo cominciato. Vediamo il nostro amico Cippolippo, come sempre. Diciamo che hanno fatto un sacco di update dall'ultima volta che ci ho giocato io, quindi il gioco è cambiato anche qualche cosina nei menu. Il gioco diciamo che è migliorato parecchio. Ho intenzione di far vedere il negoziante, ovviamente, perché tutti devono sapere che all'inizio già si possono, volendo, visualizzare degli ottimi oggetti. Vedete, è diviso per categorie, ci sono le armi da taglio e da botta, qui ci sono le nostre armi da fuoco che potete ben vedere per chi volesse fare il demolitore, quindi abbiamo un sacco di armi da prendere se abbiamo i soldi per comprarle. Qui troverete tutte le vostre armature, anche armature nuove, ovviamente se si aggiorneranno, ci sono tanti tipi di armature, ovviamente ognuna ha un requisito primario e un costo. Qui abbiamo i nostri oggetti che possiamo acquistare, le nostre pozioni, i nostri anelli, i nostri oggetti speciali, che si chiamano gli scrap, i pezzi di metallo avanzati che ci serviranno per costruire altre cose o per modificare gli oggetti. Qui possiamo ricomprare tutto il nostro equipaggiamento, quindi se abbiamo venduto qualcosa che volevamo tenere possiamo ricomprarcela. Ok, diciamo che abbiamo visto un po' tutto, direi di andare subito a dare due mazzate. Vedete, qui c'è il portale che ci permetterà di tornare in città tutte le volte che vogliamo. I nostri trombacci sozzilerci. Ammazziamo. Abbiamo preso dei soldi e qui possiamo vedere, con questo ci fa vedere, col tasto X ci fa vedere solo le pozioni, con questo ci fa vedere tutti gli oggetti. Comunque, allora, prendiamo la roba. Ovviamente io non ho capito perché se ci si clicca così non si prende niente. Prima si prendeva, invece adesso bisogna per forza tenere premuto il tasto perché se no. Però se mi metto qui, ecco, dov'è la cosa? Levo il coso, non lo prende. Vabbè, comunque, tenete premuto Z e raccoglierete i vostri oggetti. Quando ci giocavo io, sinceramente, c'era un metodo per poter lasciare fissa quel fatto che vi raccoglieva gli oggetti. Era più comodo, perché almeno li avevate sempre visualizzati così, una sola. Che vedete, se c'è qualcosa non la raccogliete finché non mettete la schermata. Qui abbiamo trovato dei pantaloni, sono meglio dei nostri, li mettiamo. Una giacchina. Qui abbiamo le nostre pozioni. Le pozioni vengono visualizzate qui. Ecco, scusate, sto entrando? Bellini? Voi che vuoi? Ma certo, come dici tu? Non c'è neanche per te. Mi conviene sempre magari visualizzare un po' la mappa, perché qui ovviamente avete la minimappa in alto a destra, quindi potete verificare dove siete. Se avete bisogno di una mappa più dettagliata, basta premere M e avrete la vostra mappa. Cicciottino.
Facciamoci un bel giretto, che non si sa mai. Abbiamo livellato, perfetto. Ovviamente premendo il tasto S, anche già dal primo livello, voi potete scegliere la vostra classe, perché all'inizio non siete assolutamente niente, siete un ibrido, quindi non avete nessuna specializzazione. Le classi sono 4, c'è il soldato per tutti quelli che vogliono un bel personaggio corazzato con spada, scudo e arma a due mani, c'è il demolitore che vi permetterà di utilizzare armi da fuoco estremamente potenti e vari gadgets, tra cui bombe, granate e bombe incendiarie. C'è l'occultista, comunque per chi vuole fare lo spell user o l'evocatore, quindi potrete castare le vostre magie e evocare le vostre creature per attaccare gli avversari, molto potente. Ovviamente poi per chi è fissato come me e vuole due armi perché dice una spada non basta, meglio averne due, c'è il Nightblade che possiede un'armatura abbastanza buona, una di media portata, ovviamente due armi che vi permetterà di falciare gli avversari a velocità incredibile. Io a questo punto ho pensato di utilizzare il nostro, vediamo un po', l'occultista. Facciamo il Nightblade ci piace, prendiamo un punto, prendiamo la specializzazione con le due armi perché ci serve. E ovviamente magari prendiamo un colpo, prendiamo questo, ok, perfetto. Ovviamente il colpo speciale può essere, una volta fatto, può essere selezionato qua, quindi lo potete mettere qui al tasto destro, quindi lo potrete usare quando vi serve. Perfetto. Adesso non ci serve che nient'altro che trovare un'altra arma per fare la coppia. Perfetto, abbiamo già trovato un'arma. Non male, ok, questa la leviamo, mettiamo. Perfetto, adesso abbiamo due armi equipaggiate, lo scudo non ci serve più, potremo fare i danni. Speciale fa sempre male. Cercaretto siciliano. Che è questo addosso? Ah, questi sono i cialtroni. Buongiorno cialtroni. Questo è particolarmente pericoloso perché avvelena, quindi è meglio colpirlo con l'attacco speciale. Infatti, hai visto, l'attacco speciale ti permette di colpire più bersagli insieme, quindi ne ho colpiti due al prezzo di uno, una cosa eccezionale. Ci è piaciuto. Perfetto, abbiamo preso un bel po' di roba. Quanti soldi abbiamo? Pochi, però potrebbe migliorare la cosa. Qui questo hanno fatto cotto alla griglia, al grigliume, come si dice. Poi ha visto, se resiste al primo colpo, il secondo lo manderà a KO proprio paro paro, quindi sarà ottima sta cosa. Cicciottino? Vabbè, se lo prendo ovviamente potrei anche andare a liscio. Cioni. Questo che è il bar dello sport. La locanda. Una zozzeria. Sono le scarpe, perfetto, sempre meglio avere un bel paio di scarpe. Che sono detto, te prego, prima che morì, dammi un cappuccino espresso con la brioche. Cazzo vuoi? Livellato, perfetto. Ovviamente quando livellerete basterà che voi premiate, non mi ricordo che è il tasto L? No, il tasto C. No, il tasto L era per fare il teleport, non mi ricordo mai qual è il tasto. Andiamo un po', ecco. Ah, tasto S. Perché giustamente ognuno ha i suoi tasti. Ok,
Allora, io direi a questo punto abbiamo quanti punti da spendere? 3 punti. Abbiamo 3 punti da spendere, io direi di mettere un altro punto sul nostro dual wielding e 2 punti alla barra, perché se non sale a barra non prendiamo le altre skill, quindi non mi pare il caso. A questo punto io mi teleporterei, visto che abbiamo attivato il teletrasporto, vendiamo due fregnacce e faccio vedere anche come funziona il teleporto. I'll give you a good price on what I've got left. Ok. Per vendere velocemente basterà premere il tasto destro, quindi non ci sarà problema di sorta. Abbiamo 104 monete. Questa spada costa cazzo. Questa costa poco. Questa un po' questa accetta 95. Abbiamo pochi soldi, il problema è questo. Questa quanto è? Due monete, due monete. Questa intanto vendiamola perché un'arma la prendo sicuramente. Direi di cominciare. Andiamo con questa, va. Abbiamo due spade abbastanza buone perché quella era un pugnale e faceva anche poco danno. See you Ok, andiamo around. avanti. Vediamo un po' nostra. Ah, mi sbaglio sempre tasto. Sta cazzo. Tasto da questo non era questo. Vabbè, tanto non è che ci devo entrare nel portale. Questo è. Vediamo se c'è qualche cosa. Option menu. Help Windows. Questo. Alla Q. Allora. Devo entrare nelle cave di Imperial Hills. Ok, entriamo alle cave. Imperial Hills, mappa. Zoom. Indietro. No, map location. Ah, sta qua. Che palle, io sto facendo una cosa. Perché devi rompere le scatole? Levati dai piedi. Che dai fastidio. Manco poco dà fastidio poi, eh? Non è che dà fastidio per finta. Fastidio molto. Siamo qui dentro a sta casa perché li ho ostruito. Passaggio ostruito. Levati dai piedoni, si dice. O dai piedacci. Ok, abbiamo preso un po' di pix a buffo. Questi da dove sono fuori? Ok, Michael Jackson? Qui però non balla nessuno. Ballate ogni tanto. Ma c'è il cappellino, è mio. Grazie per il cappellino. Il cappellino oggi, uno domani, rimedio. Bellini. L'armeria. Quanto cazzo l'ha messa sta scia? Proprio attaccata alla finestra, ha detto guarda mi piaceva la finestra. Qualcuno qui ha detto era troppo pericoloso. Si è ficcato al cesso, però qualcuno si è magnato. Ha detto bah, problemi tuoi. Qui non esce niente. Amici? Niente amici. Entrare? Sono già entrato.
fa scherzi. Penso che potete l'occhio. Qui c'è un portale. Possiamo usare il nostro portale per tornare indietro. C'è niente da cliccare. C'è il cimitero fresco. Nostro, non morti a buffo. Provare a cambiare disposizione perché così non ci piace. Perfetto, sì. Oppure meglio. Fisico 68, sì, cioè 3 punti quando ci arrivi, a Pasqua. Questo che è il nuovo cavallo? Cavallo stecchito? Però... sono andato un po' troppo avanti. Sa che discarica. Madonna. Discariche gratis. Carità dei discarichi. Vado alla caverna. Silenzio. Parla agnese. Ok. Sembra che abbiamo trovato la nostra simpatica caverna. Allora ragazzi, io ho deciso di concludere qui il nostro video. Noi ci vediamo al prossimo video. Come al solito seguite le mie serie. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. E ciao.